Buonasera, buonasera a tutti voi che siete già qui ad attenderci. Sto cominciando di fatto con qualche minuto di ritardo. Abbiamo un piccolo problema, non riusciamo a collegare Paolo Fresu, l'ospite graditissimo di questa sera. Quindi i meravigliosi ragazzi del nostro team stanno lavorando affinché il grande Paolo Fresu possa essere con noi fra qualche istante. Mi è sembrato giusto però cominciare perché già arrivavano un sacco di messaggi. Non vi vedo, quindi grazie per la vostra puntualità. Siamo al terzo incontro di questa serie di incontri che ho deciso di lanciare in questo periodo di pura surrealtà nella quale stiamo vivendo tutti quanti noi. Ho sempre creduto che la musica abbia la capacità di migliorare la nostra vita in meglio. Sono stata cresciuta da un padre che mi ha sempre detto la musica può davvero essere la luce in fondo al tunnel se trattata con rispetto. Ed è per questo che stasera siamo arrivati a questo incontro sul potere consolatorio della musica e lo facciamo con un grandissimo musicista che ha una storia straordinaria e che sono certa fra qualche istante sarà assolutamente con noi. La prima sera ho ospitato Alberto Boff da Los Angeles, un fan prodige che ha partecipato, pianista bravissimo, alla colonna sonora di A Star is Born con Lady Gaga. Ieri abbiamo avuto il Davide Rossi che ha vinto svariati Grammy Awards per le sue collaborazioni con Coldplay, Alicia Keys, ma ha lavorato veramente con chiunque, un grandissimo violinista. Si dice di lui che sia una sorta di orchestra vivente, riesce da solo a mettere insieme un'orchestra. Ed è stato un incontro veramente straordinario, quindi ne approfitto per ringraziare tutti voi che in queste sere ci siete stati e che avete potuto usufruire e che avete potuto godere del potere taumaturgico della musica, del potere trasformativo della musica. E stasera sicuramente godrete delle parole di Paolo Fresu per quanto riguarda il potere consolatorio della musica. Quindi ne approfitto, questo potrebbe essere un buon momento anche per raccogliere delle domande. State iniziando a scrivere in tantissimi, quindi se ci sono delle domande che vi piacerebbe porre a Paolo, credo che a lui faccia assolutamente piacere. Abbiamo preparato questa diretta con il cuore, quindi in questo momento la tecnologia ci sta facendo sudare, ma sono sicura che ne verremo assolutamente a capo. Trovo che in questo momento il poter trarre insegnamento da una forma d'arte così in grado di unirci, nonostante la distanza, sia davvero straordinario. Pensate a quante persone hanno cantato e suonato sui balconi, pensate a quante persone e quanti musicisti hanno creato delle canzoni ad hoc proprio con i propri fans. Trovo che sia straordinario. Non ci sono state, nonostante ci sia una distanza, c'è una social distance, c'è una distanza di fatto perché siamo tutti nelle nostre scatole, nelle nostre case, chi più o meno grandi o accoglienti o anche case piccole, magari possono essere anguste, eppure sono il luogo che in questo momento ci sta ospitando durante questa grandissima prova della nostra vita. Ecco, le distanze si sono azzerate perché la musica ha questa grandissima capacità di azzerare le distanze e ha fatto sì che fans e grandi artisti come together per creare qualcosa di straordinario. Ho visto tantissime canzoni, da quella creata da Bono degli O2 a Jack Savoretti, a Elisa, che sarà la nostra ospite domani sera. Concluderemo in bellezza domani con un artista straordinario, un essere umano davvero straordinario come Elisa, una donna che io ammiro moltissimo e vedrete quante belle cose saremo in grado di potervi raccontare. L'incontro di stasera è un incontro che aspetto in particolar modo, quindi si sa che l'attesa rende le cose assolutamente migliori e sono certa che fra qualche istante Paolo sarà qui con noi. Ci sono delle tonalità che possono aiutare l'autoconsolazione dei bimbi, possono essere le stesse per gli adulti. Allora, io credo che la cosa che possa, intanto rispondo a qualche vostra domanda nell'attesa di Paolo Fresu, credo che la tonalità più meravigliosa per un bambino sia quella della voce dei propri genitori, soprattutto se i genitori sono in grado di parlare con un tono calmo, accogliente, aperto, fiducioso.
Niente può consolare di più i nostri figli del primo suono che sentono, che di fatto è quello della voce della propria mamma o del proprio papà. Poi sicuramente ci sono delle sonorità. Io trovo che i bambini siano spontaneamente portati per la musica classica o una canzone che vi piace, una canzone che però non sia particolarmente assordante. Poi dipende dall'età dei bambini, però credo che una mamma che canti per il proprio figlio, che narri una favola, una fiaba, sia assolutamente profondamente gradita dal proprio figlio, perché comunque ti fa sentire accolto e tutti noi abbiamo bisogno di sentirci accolti e bambini ancora di più, proprio perché sono degli adulti in divenire. Quindi ecco, secondo me quella è la cosa migliore da fare, cantare, canticchiare per i nostri figli. C'è un messaggio che scrive Claudio per Paolo Fresu che dice: un grandissimo che sa emozionare con le sue note e con le sue parole. Ho avuto il piacere di vederlo in un piccolo teatro di San Secondo di Parma. Grazie Paolo. Allora, Paolo, secondo me, in questo momento è lì con il computer, ci siamo sentiti al telefono fino a 10 minuti fa e diceva: oddio, che cosa faccio con questo computer che non sta andando? Quindi sono certa che fra poco riuscirà a essere con noi. Tante persone ci stanno scrivendo. Hi Lisa, my friend from the USA, from America. Tantissime persone, dicevo, ci stanno scrivendo. Perché siamo tutti uniti da questa forma d'arte che ha questa grandissima capacità veramente di unirci. Trovo che questo sia straordinario nonostante la distanza. Come state? Mi piacerebbe sapere come state, che periodo sta diventando questo, se sta diventando un periodo di approfondimento, di comprensione di come vanno le cose, di come siamo noi. Di che esseri umani vogliamo diventare, di qual è il contributo che vogliamo dare a questo pianeta. Credo che questo sia importante, no? In un momento come questo. C'è chi scrive: Paolo sa dialogare con l'anima. È vero. Paolo Fresu sa dialogare con l'anima e adesso vi prego, mandate tutta la vostra energia affinché possa dialogare anche con noi vis-à-vis. Perché questo sarebbe qualcosa di straordinario. Non vorrei assolutamente rischedulare questa intervista, perché vorrei davvero che avvenisse stasera. Gli artisti sono dei maestri, è vero, gli artisti sono dei maestri. Secondo me gli artisti, i grandi musicisti, hanno una capacità di vedere laddove gli altri non sanno guardare. E quindi trovo che questo sia davvero molto, molto, molto bello. Ho avuto il privilegio, ho il privilegio di conoscere dei grandissimi musicisti e per me è sempre particolarmente arricchente, veramente straordinario, bellissimo. Allora, c'è chi scrive: sta diventando un periodo corposo di idee, tante troppe emozioni da gestire. È vero, tante emozioni da gestire, soprattutto perché di fatto siamo in cattività. E quindi lo scrivevo proprio in un mio post su Instagram qualche giorno fa. Le emozioni sono molto legate al movimento. In inglese, infatti, la parola emozione si scrive emotion. Emotion, no? Che vuol dire proprio questa capacità di muoversi. È per questo che, nonostante ci troviamo in case piccole, magari in case che possono essere affollate, perché ci sono anche tante persone che vivono in case piccole con famiglie numerose. Ecco, dovremmo assolutamente ritagliarci uno spazio, un piccolo spazio per ritrovare noi stessi. Credo che questo sia importantissimo e davvero ne abbiamo bisogno, ne abbiamo molto bisogno perché ci fa bene. C'è chi dice: queste sere stai facendo delle interviste meravigliose, sembrava fossimo pochi intimi in un pub davanti ad una birra. Ma il senso è proprio questo, cioè voler dare proprio in questa home edition, se volete. Tutti noi stiamo facendo degli show, delle interviste home edition. E quindi certo, quello dà sicuramente un senso di vicinanza particolare. E quindi adesso aspettiamo Paolo, davvero.
C'è chi dice: mi sento fisicamente bene, moralmente spenta, mi sento sospesa. È vero che c'è questo senso di sospensione, perché di fatto non sappiamo quando riprenderà la nostra vita, quella vita alla quale siamo abituati. Anche se personalmente mi chiedo, tutti vogliamo ritornare alla normalità, ma a quale normalità? Quella che in qualche modo ha creato anche tutto questo? Quale tipo di normalità? O dobbiamo cercare una nuova normalità? Io credo che cercare una nuova normalità sia veramente importante in questo momento, profondamente importante. C'è chi scrive: la home edition continuerà anche dopo la Quaresima. Chi lo sa, magari sì, certo. Chateaubriand, il poeta francese, diceva sempre che momenti di crisi raddoppiano la vitalità degli uomini. E allora, magari durante un momento di crisi abbiamo pensato a questa home edition di cose fatte bene, di musica sentita. Allora, magari può continuare assolutamente dopo la diretta. Alberto dice: io comunque la birra l'ho già aperta. Va bene, allora manca adesso il commensale principale, manca soltanto Paolo. Già noi chiacchieriamo da 11 minuti, quindi questo mi fa presagire che magari ci sia qualche problema al computer, un po' più corposo di quello che pensavamo. Sicuramente sono in grado di intrattenervi, voi intrattenete me, quindi aspettiamo assolutamente con fiducia. Paolo Maugeri e Paolo Fresu, insieme un sogno. I vostri libri hanno contribuito a far riaffiorare dentro di me desideri dimenticati. Grazie mille, Elisa, per questo bellissimo messaggio. E di fatto credo che i libri servano a questo. Sai, nel momento in cui noi scriviamo dei libri, è anche tanto per pagare un debito di gratitudine nei confronti di quelle persone che hanno scritto dei libri straordinari che ci hanno fatto stare bene. E quindi è una sorta di circolo virtuoso che si viene a creare. Leggiamo dei libri che ci piacciono e vogliamo scrivere dei libri assolutamente che ci piacciono. C'è chi dice: a casa mia né io né i miei figli vogliamo ritornare alla vita di prima. Sì, perché spesso poi, oggi parlavo con il mio vicino di casa che mi diceva: sto riscoprendo questo tempo dilatato con la mia famiglia e davvero non succedeva da tantissimo tempo. Trovo che sia veramente molto bello questo. Allora, non smettere di scrivere, no. Non smetterò mai di scrivere, amo la scrittura profondamente, profondamente terapeutica per chi la fa e per chi decisamente la legge. Paola, hai mai intervistato i Depeche Mode? Sì, ho intervistato i Depeche Mode e anzi, devo dirvi che qualche tempo fa un caro amico mi ha mandato una foto di me e Dave Gunn durante un Heineken Jamming Festival di tanti anni fa e mi è riaffiorato questo ricordo di questa intervista a Dave Gunn. A un certo punto lui mi guardava e mi sembrava che non stesse benissimo, quindi io lo guardavo, eravamo veramente seduti come fossimo a un bar, avevamo creato questo set con MTV e quindi eravamo vicini, come se stessimo dialogando in un pub per l'appunto. E lui mi ha guardato, a un certo punto stava impallidendo e 2 secondi dopo è svenuto. Faceva un caldo pazzesco, eravamo sotto questa tensostruttura ed è svenuto. Poi si è ripreso naturalmente, però è stato veramente uno shock. Quindi sì, ho intervistato i Depeche Mode con questo momento che non è stato sicuramente facilissimo. Grazie agli amici che stanno già arrivando. C'è chi dice: Depeche Mode, il gruppo resiliente per eccellenza. Sì, sicuramente il gruppo resiliente per eccellenza, questo è poco ma sicuro. Mi piacerebbe, vediamo, fatemi vedere se sta arrivando qualcuno. Grande! Eccoti! Ciao. Eccoti, che Scusatemi, ma bello! non abbiamo capito cos'è accaduto, ma qualcosa è accaduto, ma Ladies comunque qualcosa è accaduto and nel bene, gentlemen, quindi. Mr. Paolo Fresu. Ciao. Ciao Paolo Ciao a caro. tutti, ciao. Che gioia averti qui. Guarda, ero preoccupatissimo, mi dispiace perché non Non riuscivamo ti proprio preoccupare, a. I non ti tuoi collaboratori preoccupare. sono straordinari, ma non riuscivamo proprio a comprendere i misteri, in questo caso, Va bene, dell'epidemia. guarda, io ho cominciato per intrattenere tutte le persone che comunque stavano già scrivendo, perché lo so, li conosco. Sai che una volta,
Miles Davis ha detto questa frase che io amo, e per cominciare proprio a entrare direttamente nel vivo, che diceva: ognuno ha i fans che si merita. E io ci credo moltissimo perché your vibe attracts your tribe, no? Come si dice in inglese. E alle 21:01, che io iniziavo a sudare perché non ti vedevo, vedevo già un sacco di gente collegata. Quindi, per rispetto nei loro confronti, ho detto entro e chiacchieriamo. Chiacchieriamo aspettando Paolo e mandiamo tutta la nostra energia affinché Paolo si riesca Bene, è arrivata, a grazie. collegare. È arrivata Grazie questa energia e trovo che questa sia la cosa più importante in assoluto. Mi sono segnata delle cose perché ci tengo e perché ricominciamo da capo, iniziamo in questo momento. Sono molto onorata di averti qui. Tu sei la dimostrazione vivente di una teoria che mi sta molto a cuore e che sostengo da tanti anni, cioè che i musicisti più grandi, quelli che mi hanno cambiato la vita, da Roger Waters dei Pink Floyd, a Bono degli U2, a Chris Martin dei Coldplay, a Lou Reed, a Laurie Anderson, David Byrne dei Talking Heads, ecco, avevano questa capacità di avere personaggio e persona che convergevano. E quindi erano profondamente autentici e quindi avevano questo potere taumaturgico nei confronti della gente di cambiare in meglio. Queste sono le persone grazie alle quali io ho costruito l'impalcatura della mia vita. E tu sei così, cioè ogni volta che ti parlavo al telefono, le cose che ci siamo scambiate, le persone a cui ho chiesto prima di cominciare questa intervista con te, tu sei un essere umano straordinario con un grandissimo talento. Allora, Beh. io vorrei cominciare. Tutto questo era necessario perché tutto questo preambolo lungo era necessario. Io tutte queste sere, Paolo, sto cominciando con il momento dell'illuminazione, perché se c'è una cosa che amo nella storia dei musicisti è quel momento in cui loro capiscono che prendono uno strumento in mano e la loro vita non sarà più la stessa. Guarda, allora, intanto io sono un essere umano, non credo di avere un talento straordinario, nel senso sì, ho un talento, ma credo che ci siano persone che hanno molto più talento di me. Ma questo forse non è neanche così importante poi per arrivare dove si vuole, perché noi sardi, oltre che un po' di talento qualche volta, non tutti abbiamo anche una grande dose di determinazione e di testardaggine, diciamo così. E quindi credo che tutte queste cose insieme poi facciano che qualcuno possa alcune volte sfondare anche i muri, dare una testata contro qualcosa anche di duro per cercare di arrivare dove vuole, anche se poi io di testate non ne ho date neanche tantissime prima, ne do molte di più adesso, perché da allora, da quando ero molto ragazzo, da quando ero ragazzo e non sapevo ancora cosa la vita mi riservava e non sapevo cosa significava essere un musicista? Io dicevo sempre che non ero un musicista, fin quando, tornando in paese, quando prendevo la nave dalla Tirrenia, parliamo dei primi anni 80, per andare in continente, come dicevo, per andare a fare qualche concerto, magari al Capolinea di Milano, al Music in di Roma, che erano un po' erano i templi un po' del jazz in Italia. Quando tornavo in paese, poi i miei compaesani mi dicevano: dove eri, cosa hai fatto, soprattutto quando riparti. E allora quella domanda del quando riparti mi ha fatto prendere coscienza del fatto che effettivamente ero partito, magari non nella mia veste, Certo. ma uno che già viveva una doppia dimensione di geografia. E quindi alla fine ho deciso che forse ero un musicista. E quando sono diventato musicista, ovviamente ho dovuto finalmente fare i conti con una professione, ovviamente, che ha Certo. molti, molti onori e anche molti oneri. Io sono nato, innanzitutto sono nel 1961, vengo da una famiglia di contadini e di pastori. Mio papà ha coltivato la terra tutta la vita, mungeva le pecore, io ogni tanto andavo ad aiutarlo la mattina, amavo moltissimo la campagna, come l'amo tuttora, e quindi tutti mi chiedono come mai sono diventato un musicista di jazz, perché insomma il jazz soprattutto negli anni 80 fino agli anni 90 era una musica che si identificava con un aspetto metropolitano, il jazz veniva dagli Stati Uniti, veniva dalle Certo. grandi città come New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, eccetera, quindi aveva poco a che fare con questo carattere rurale che invece a me apparteneva molto, perché quello io ho vissuto in un piccolo paese che si chiama Birchida, dove oggi organizziamo peraltro un grande festival di jazz, Certo. speriamo di poterlo Come fare anche quest'anno
nonostante il tempo del coronavirus, ma di questo magari ne parleremo dopo. Volentieri. E in questo paesino c'era una banda musicale che era l'anima del paese, era il nostro jukebox, era la nostra televisione, era lo strumento per ridere nelle feste, un paese estremamente festoso, ma anche lo strumento per piangere nei momenti difficili. La banda suonava ai funerali e Di suonava. cordoglio, di mestizia. Era, in un momento importante di quella comunità c'era la banda, se non c'era la banda non era un momento importante per quella comunità e quindi la banda raccoglieva tutti gli stati d'animo più diversi, ma soprattutto attraverso gli stati d'animo raccoglieva la gente, metteva insieme gli altri. Io questa banda la vedevo passare piccolissimo per strada e uscivo, cioè non stavo in me, dovevo per forza uscire, intrufolarmi in mezzo alla banda anche in pigiama. Fino a quando il maestro della banda mi ha detto: beh, insomma, a questo punto vieni a prendere le lezioni di musica. Mio fratello prima di me si era iscritto al corso della banda e avevamo a casa una tromba che avevamo comprato e il mio sogno era non tanto suonarla ma toccarla, perché questa tromba era una vecchissima tromba, era dentro una custodia di legno, questa custodia era foderata di un velluto rosso e dentro questo velluto rosso c'era questa tromba, per cui una libidine. Cioè, era il sogno della mia vita era toccare quella tromba, che i miei genitori, poveri, che non avevano tanti soldi, avevano volutamente messo lo strumento in alto affinché io non potessi toccarla. E un giorno finalmente ho potuto toccarla, non solo ho potuto toccarla, ma ho potuto andare al corso della banda e quindi attraverso la banda è nato tutto. Poi ho suonato nei complessi di musica leggera. Alla fine delle processioni, i più bravini della banda si fermavano davanti ai bar ed improvvisavano i ballabili, quelli che si chiamavano così, Mario Certo. Prado, Raul Casadei, eccetera, eccetera. La gente si metteva a ballare nelle piazze, il barista tirava fuori l'ichnusa ed era festa. E questa era la musica intesa come sinonimo di festa, e per me ancora la musica. Musica leggera, i matrimoni, poi le feste di piazza, fino a quando poi ho scoperto il jazz alla fine degli anni 70 e poi sono diventato un musicista di jazz e quando, ritornando in paese dai concertini che facevo in giro, i miei compaesani mi dicevano quando riparti? E lì nell'82 ho capito che la mia vita sarebbe stata quella, insomma, che sarei diventato un musicista di jazz. Allora Paolo, che bella storia. C'è un messaggio molto bello che dice Paola Maugeri e Paolo Freso stasera insieme, bel tempo sulle Isole Maggiori. Certo, cioè, poi ho frequentato molto la Sicilia, devo dire, Lo che è trovo delizioso. una regione che amo No, molto. ma adesso devo troppo raccontarti, ci sarà un... Adesso ti racconto, divento già rossa. E io ti chiedo, tu hai una luce, puoi farti magari mettere una luce così ti possiamo vedere meglio, perché ti vedo un Sì, po' scuro. no, provo a spegnerne una io. Quindi se riesci a accendere o spegnere, vedi tu, perché vorrei vedere... Eccomi. No, così ti vedo ancora meno, ho bisogno di Mi una luce posso più spostare in un altro forte. spazio, forse? E poi se puoi metterti un po' più in alto, Sì. perché ti vedo proprio... Così vorrei che ci vedessero meglio. Se qualcuno può accendere una luce, te ne sono grata perché ti vedo veramente poco e invece vorrei godere del tuo volto stasera, come tutte le persone che ci stanno scrivendo. Ecco, vediamo, proviamo con questa. Forse peggio. Così va meglio, Sì, forse. sicuramente ti vediamo forse di più. Spostati un pochino così magari non ce l'hai totalmente addosso e almeno possiamo avere un po' più di luce. Senti Paolo, ma io voglio sapere questo tuo fratello, perché io amo queste dinamiche familiari di persone che iniziano a suonare, poi il fratello si ferma e l'altro diventa una star. Ce ne sono tantissime di queste storie. Allora, tuo fratello, innanzitutto perché la tromba? Poteva esserci il corno francese, il flicorno, che è uno strumento più Ecco, ampio che tu suoni. Bravo, così ti vediamo molto meglio. è mia moglie che si è occupata della luce. Grazie Sonia, fai sì che noi lo possiamo vedere al meglio. Magari spe potete spegnere quella lì Sì, al adesso lato destro e spegniamo quella lì. magari qualcosa più in volto, così ti possiamo vedere meglio. Questo tuo fratello ha mai poi suonato di fatto? No, 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 perché poi lui, io non so perché la tromba, sinceramente, perché devo dire che questa è una domanda che non ho mai posto ai miei, perché questo dimostra quanto la musica sia sempre stata con noi.
No, io sono un buon biografo, mi ricordo tutto, anche in qualche modo appunto delle cose, non butto nulla perché credo che faccia parte del nostro cucire una vita. Però non ho mai chiesto ai miei come mai la tromba, come mai quella tromba è arrivata in casa. Non ho chiesto mai se l'abbiamo comprata, se qualcuno ce l'ha imprestata, se qualcuno ce l'ha regalata. Io la posseggo ancora quella tromba. Era una Vecca Orsi, che è uno strumento da banda proprio di quelli vecchissimi, eccetera, eccetera. Ma l'unica cosa certa è che poi mio fratello è andato in seminario. E poi ha lasciato, e quindi andando in seminario praticamente ha lasciato questo strumento. Poi lui non ha più frequentato il corso della banda, oggi lui è un appassionato d'arte, ovviamente è un creativo in qualsiasi caso. Abbiamo scelto due strade diverse, io ho scelto poi quella della musica, ma sono certo che se non avessi suonato la tromba avrei fatto qualsiasi altra cosa con la stessa Afflato, come passione, con lo stesso afflato, con la stessa energia, perché a un certo punto volevo fare il pastore anch'io, perché trovo che sia un mestiere bellissimo, nonostante il prezzo del latte. Mio papà mi diceva sempre: Paolo, nella vita fai quello che vuoi, basta che non faccia il pastore, perché sapeva perfettamente quanto era duro fare questa vita e quanto era in qualche modo, come dire, legato ad un filo sottilissimo, rispetto ad altri mestieri, anche se oggi ci rendiamo conto che proprio in questo momento del coronavirus ci rendiamo conto che il filo sottile ci lega tutti i giorni, tutti indistintamente. E quindi la cosa straordinaria di mio padre è che ha vissuto quella vita con una grandissima poesia. Lui, per esempio, scriveva, avrebbe voluto studiare, ma non ha potuto. Ha fatto solamente la seconda elementare, anzi la terza, e quando venne a Berchida da me un giornalista che era Luigi Offedo, un giornalista del Corriere, e fece un'intervista in paese durante il festival, intervistò anche mio papà. Il giorno dopo uscì un grande pezzo sul Corriere della Sera, in cui diceva che aveva conosciuto mio padre, l'aveva intervistato e che mio padre aveva fatto la seconda elementare. E allora io ho fatto vedere molto fiero l'articolo, era anche un articolo, insomma, mezza pagina sul Corriere, parliamo di 20 anni fa. Dice: Papà, guarda, c'è un bellissimo articolo sul Corriere della Sera. Lui lo legge e poi dice: Adesso devi chiamare il giornalista Dirmi che ho fatto la che terza. deve cambiare l'articolo. E io dico: Papà, non può cambiare l'articolo, è uscito stamattina su tutto il territorio italiano. Lo so, però io ho fatto la terza. Perché in quegli anni aver fatto la terza era un risultato Era importante. diverso dalla seconda, certamente. Era diverso dalla seconda, e soprattutto se uno l'aveva fatta con dei grandissimi sacrifici. E quindi lui amava scrivere, scriveva racconti, scriveva soprattutto poesie in sardo, e poi ha iniziato a raccogliere parole che si stavano perdendo, tantissime. Io le ho raccolte in un vocabolario, dove oggi ho circa 25.000 Lemmi, e a un certo punto lui, dopo molti anni, perché di questo un po' si vergognava, poi alla fine della sua vita era molto più, come dire, molto più diretto, molto più sereno, aveva trovato probabilmente anche lui una modalità diversa di rapportarsi col prossimo. Un giorno mi dice che quando era in campagna, quando era nella vigna e si ricordava una parola e non aveva niente per segnarla, prendeva un pezzo di vite, un sarmento della vite, e tracciava in terra, per terra, almeno l'inizio della parola, che poi il giorno dopo magari avrebbe riportato su una cosa. Per cui, insomma, è stato interessante, mo molto interessante. Quindi, insomma, io credo che nella campagna ci sia una poesia enorme, e che ci sia una poesia in qualsiasi cosa, e che dobbiamo trovarla, dobbiamo cercarla, dobbiamo anche volerla. E quindi sono convinto che non avessi fatto il musicista, avrei fatto un altro mestiere con la stessa creatività, con la stessa passione, con la stessa intensità, insomma. Allora, stai dicendo delle cose molto belle, infatti ci sono tantissimi messaggi, adesso arriveremo anche a quelli. Vorrei veramente che questo tempo dilatato e non questo tempo mercuriale del comprare, del correre, del vendere, cioè il tempo fatto proprio della transazione economica diventasse invece un tempo di confronto.
E ti ho chiesto questa cosa della tromba, perché tantissime volte nella vita dei grandi musicisti, Paul McCartney voleva suonare la chitarra, ma non aveva abbastanza soldi per una chitarra, gli hanno dato un basso, peraltro lui è mancino, l'ha girato, quello era leggero, i bassi Fender erano troppo pesanti, gli hanno dato un Hofner, è riuscito a girarlo ed è diventato un bassista, ed è uno dei bassisti più eccelsi della storia della musica. Chi suona il basso sa che fare una sola linea di basso, il basso canta talmente meraviglioso. Eppure lui voleva fare il chitarrista. Cioè, mi affascina sempre la storia di come uno strumento ti venga incontro, oppure uno strumento si trova in casa, e poi giusto, giusto, come si dice dalle mie parti, era quello strumento che di fatto ha un messaggio per te, aveva un messaggio per te, questa tromba di cui tu fondamentalmente non sai neanche a chi apparteneva prima. Una tromba che è arrivata a casa e che per essere conservata al meglio, perché era una cosa di valore, ti veniva tenuta lontana. C'è, incredibile questa cosa. Veniva tenuta in alto come le cose buone un tempo, no? Le cose in alto, a così piccirilli ne vogliono toccare. Anche da me erano le cose Sì, migliori in era alto. così, era come la sala buona di casa Esatto. che non aprivamo mai, dove c'era il servizio buono che non utilizzavamo mai. Noi abitavamo in cantina perché avevamo la casa, anche quella costruita con mille sacrifici, eccetera, però di fatto abitavamo in cantina. Nella parte alta si saliva solamente quando c'era un ospite, si entrava nella sala buona solamente quando c'era un ospite e si utilizzava il servizio buono solamente quando c'era un ospite. Nel caso della tromba credo che fosse veramente un grande rispetto, perché poi i miei genitori sono sempre stati appassionati di musica. E mia mamma, di cui non parlo molto poco, lei sa riconoscere il suono della mia tromba in mezzo a mille, per Eh esempio. beh, certo. E mentre mio papà, quando veniva, perché lui era uno di quelli che frequentava il festival, durante il nostro festival di jazz ci sono circa 50 concerti in 10 giorni e io li frequento tutti. Io, se non ci sono io non inizio il concerto perché io spesso a 80 km e poi corriamo come dei matti e a un certo punto se non ci sono io non si inizia perché io devo prendere il microfono e salutare tutti, dire buongiorno a tutti quanti. È una consuetudine che fa sì che quel festival abbia un'anima, laddove la gente si riconosce in qualcosa. E quindi è un grande sacrificio perché spesso ci sono degli incastri complicati, il traffico del mese di agosto in Sardegna, eccetera, eccetera. E mio papà era uno degli unici che quasi come me seguiva tutti i concerti. E veniva con me anche poco prima che se ne andasse, quando aveva già quasi 90 anni. E alla fine del concerto, mentre tornavamo con la macchina, dicevo: "Beh, papà, allora questo concerto ti è piaciuto?" E lui mi diceva: "Sì, questo mi è piaciuto, era molto festoso, perché per lui la musica era questa festa." E poi ogni tanto mi diceva: "No, questi non chiamarli più." E dicevo: "Papà, non è che posso fare un programma alla carte, tipo al ristorante. No, questi non chiamarli più perché non erano allegri, non erano allegri." E quindi, insomma, c'era una idea, comunque una visione, non solo della musica, ma nel suo essere naif c'era una visione di una musica che comunque era una idea sociale, era un'idea Certo. di Che è anche il comunicazione. concetto che dicevi prima, i più bravi della Esatto. banda si fermavano davanti al bar e comunque creavano la gioia e la coesione. È per questo che ho voluto creare questi incontri, Paolo, e sono davvero onorata che tu abbia accettato, perché nessuna forma d'arte, ho dedicato tutta la mia vita alla conoscenza di questa forma d'arte. Torquato Tasso diceva che attraverso la musica è l'unica forma d'arte attraverso la quale l'anima torna al cielo. Non esiste niente davanti che ti possa far innamorare del tuo vicino senza che tu l'abbia mai visto ad un concerto, magari ti sta sudando accanto, soprattutto ad un concerto Ma rock, e guarda tu lo che ti posso parli. raccontare un'altra cosa molto E tu carina. dici: io lo amo, cioè è una forma comunque che porta una coesione. In questo momento in cui siamo distanti, è l'unica forma d'arte che ti fa sentire vicino. Ascolti George Harrison, metti un disco di Miles Davis, metti un disco di John Coltrane e sai che c'è qualcosa di più grande. Ed è questo che mi fa amare questa forma d'arte, ancora commuovermi dopo 30 anni che la commento, ne parlo, la spiego e la racconto. Ma c'è anche un'idea di commozione condivisa, è quella, secondo me, di cui abbiamo proprio bisogno in questo momento. Tutti ci stiamo chiedendo cosa accadrà dopo il tempo del coronavirus, dove saremo, come ci relazioneremo col mondo, se la cultura partirà
quando ripartirà, come ripartirà. Sicuramente sarà un momento complicato in cui saremo forse lontani. Speriamo che molte manifestazioni festivaliere, anche estive, si possano salvare, magari quelle nella parte più lontana dell'estate, magari si potranno fare Certo. concerti con meno pubblico. Ma quello che è importante è il fatto che la gente non solo in questo momento sta riconoscendo un ruolo importante per la musica, per la cultura in genere, ovviamente la Certo. musica è uno degli strumenti più diretti, ma soprattutto c'è una cosa molto importante, che quando si ascolta la musica a casa ci si emoziona, ci si appassiona come quando si guarda un film, ma è diverso guardare un film al È cinema. diverso. È diverso vedere un concerto dal vivo con delle altre persone, perché a casa quando guardiamo un film piangiamo e ridiamo come facciamo al cinema, ma piangere e ridere con gli altri è un'altra cosa. È un'altra cosa. Vivere la musica in una maniera più sociale, dove si comunica col prossimo, dove in qualche modo c'è uno sguardo, c'è un qualcosa che improvvisamente si amplifica, no? È uno straordinario strumento di ricerca, di redenzione, di catarsi. Veramente non ci rendiamo conto del quanto la musica. A me mi arrivano, per quanto sono un musicista di jazz, non sono poi una pop star, non ho, come dire, milioni di follower, ma per essere un jazzista sono già un musicista mediamente abbastanza conosciuto, che esce, diciamo così, da quella dinamica della musica di nicchia, ma ogni giorno mi arrivano lettere, mail di persone che mi dicono: Paolo, la mia giornata era iniziata malissimo, ma ho messo un tuo pezzo e improvvisamente è entrata la luce in casa. Persone Certo. che mandano un pezzo ai loro genitori che sono in ospedale e d'improvviso, insomma, io mi commuovo perché mi rendo conto, pur senza apparentemente saperlo, del quanto il nostro vivere da artisti possa essere non solo straordinario per gli altri, ma soprattutto straordinario per noi stessi, perché nel momento in cui ci alziamo la mattina diciamo: cosa sono? Sono un musicista. E dici: beh, se sono un musicista la vita non può essere, come dire, non può essere noiosa, non può essere brutta. No. Cioè, e soprattutto ci chiediamo da artisti, e soprattutto in questo momento, ma anche prima, quale può essere il senso dell'arte in una società così complessa come quella che stiamo vivendo. E non parlo solamente del tempo del coronavirus, parlo anche del tempo precedente, e possiamo parlare del tempo futuro. Cioè, in un momento così, in cui la discussione è quanto è importante la cultura, quanto è importante l'arte, quanto è importante la musica, beh, credo che le risposte siano veramente molto molto semplici. La musica, in fondo, è il linguaggio più semplice di tutti. O arriva o non arriva. Ad alcuni arriva al cuore, ad altri arriva alla testa, ad altri arriva allo stomaco. Mi ricordo nel 1983, la prima volta che suonai a Cagliari, nel Teatro Romano di Cagliari, un festival importantissimo. In quegli anni ci aveva suonato Davis, ci avevano suonato tutti i grandi della storia del jazz, e non solo. Alberto Rodriguez, che era un grandissimo giornalista, direttore della terza pagina dell'Unione Sarda, nonché critico di jazz, eccetera, eccetera, appena mi vide, io ero un ragazzino molto timido, e col suo savoir-faire, molto quasi da aristocratico, mi disse: ma tu la musica la vivi con lo stomaco o con la testa? Io Bello. non ho saputo rispondere, perché non mi ero mai posto questa domanda. Adesso so cosa significa vivere la musica con la testa, vivere la musica con lo stomaco. Non credo che sia importante dove noi viviamo la musica, dove la accogliamo, ma è importante accoglierla. E se la musica entra dentro di noi e produce un cataclisma, in questo caso, una volta tanto nella vita, un cataclisma diventa uno straordinario mezzo positivo per modificare il nostro essere. Ecco, io penso che la musica abbia questo grande significato, e noi artisti abbiamo una grande responsabilità nei confronti Grandissima. del mondo, che è quello di provare a raccontare cosa sentiamo quando suoniamo qualcosa, perché la musica non è solamente un oggetto estetico, non è un qualcosa da mettere nel nostro comodino perché è bello. Sì, c'è una grande bellezza nella musica e nell'arte, ed è un momento in cui abbiamo bisogno di bellezza.
Ma la musica è anche uno strumento di denuncia, è uno strumento sociale, è uno strumento politico, è uno strumento militanza. esatto, di militanza, di resilienza, visto che oggi questo termine è tornato di moda. Ecco, per cui allora anche noi dobbiamo allinearci con questo pensiero, no? E dobbiamo essere, dobbiamo pensare a quello che facciamo come uno dei tanti strumenti per non solo per raccontare noi stessi, raccontare il mondo, ma per provare anche a modificarlo in meglio. Non credo che la musica possa cambiare le sorti dell'umanità, ma può contribuire al cambiamento, e questo credo che sia una grandissima responsabilità. Guarda, io di questo ne sono convintissima. I grandi musicisti come te sentono il senso di responsabilità che no, significa rispondere con abilità. I grandi musicisti hanno la capacità di vedere dove gli altri non guardano. I grandi musicisti hanno la capacità di percepire le cose che verranno e quindi sanno rispondere con un senso di responsabilità corretta. La prima persona che mi ha parlato di resilienza è stato Frank Morgan, grandissimo jazzista, perché a 10 anni, e ci tengo troppo a condividere questo perché c'è anche una cosa che in qualche modo ti riguarda, e oggi ne parlavo con Raffaele Cesarano, che io amo, grandissimissimo sassofonista pugliese che ha suonato con te, che è un ragazzo meraviglioso. Lui, la sua famiglia, suo padre, i sacrifici che hanno fatto, le riviste che leggeva suo padre quando lo portava tutti i pomeriggi a suonare, proprio quella dedizione anche parentale, competente, di amore. Il mondo è pieno di persone straordinarie. E a 10 anni mio fratello, infatti lo racconta anche nello spettacolo teatrale tratto dal mio libro Da Rock Resilienza, e verrò a fare una tournée in Sardegna, sarei dovuta venire prima di tutto questo, quindi mi auguro che quando sarò in Sardegna potrai esserci anche tu. Mio fratello ascoltava Ascensore per il patibolo, e io sono entrata in quella stanza e ho detto: Dio santo, che cos'è questo? Chi suona in questo modo? Io voglio incontrare questa persona. E per anni, avevo solo 10 anni, dicevo: voglio incontrare Miles Davis, voglio incontrare Miles Davis. E mia madre mi diceva: ma che lavoro è incontrare Miles Davis? Non lo so, voglio incontrare le persone che sono in grado di comporre questo. Poi, pazzesco, c'era un mestiere che non esisteva e che ho creato nella mia testa. A 14 anni ho saputo che c'era questo grande festival jazz, che peraltro è stato un festival importante, sono venuti tutti, appunto ti dicevo oggi nei messaggi, da Ray Brown, Milt Jackson, i fratelli Marsalis, Oscar Peterson. E io andai lì dicendo: avete bisogno di qualcuno che porti l'acqua ai musicisti? Mi metto l'acqua ai musicisti, perché io non avevo i soldi per pagare il biglietto. Arrivavano tutti questi grandi musicisti neri, giganteschi, Milt Jackson gigantesco, adulti, Oscar Peterson, e io dicevo: posso portare le bottiglie? Perché pensavo, se posso portare le bottiglie d'acqua posso stare vicino al palco, quindi vicino ai musicisti, che erano tutti entusiasti di sta ragazzetta di 14 anni che stava vicino al palco e li guardava suonare e li trovava assolutamente straordinari. E ad un certo punto credo che tu sia venuto con il tuo quintetto, perché io ricordo il primo prodromo di un sentimento amoroso, l'ho provato nei confronti di Tino Tracanna. Quindi Tino ne sarà felice, adesso glielo dirò se non ci sta guardando. adesso sto diventando tutta rossa, ma è assolutamente così, che non ho mai più rivisto e che oggi andando a rimettere tutte quante le cose insieme ho detto: no, ma non ci credo, ma guarda che cosa pazzesca. E poi da lì appunto Max Roach, tutte queste persone con cui sono rimasta in contatto, tra cui Frank Morgan, che tutte le mattine io accompagnavo a fare il metadone nella farmacia locale, perché lui dopo anni e anni di prigione, di dipendenza dall'eroina, aveva ricominciato a suonare grazie all'incontro con questa donna straordinaria, era tornato in tour e io lo accompagnavo, sei l'unica che parli inglese, accompagnalo tu. E quindi io lo accompagnavo e giravo in giro per Acireale con questo omaccione gigantesco che mi diceva delle cose pazzesche, e lui mi ha detto proprio questo: è stato il primo a parlarmi di resilienza, mi ha detto: Paola, ricordati che arriveranno tante difficoltà nella tua vita, ma tu dovrai sempre procedere con fiducia e trasformare la battuta d'arresto in trampolino di lancio, e io verrò a suonare al tuo matrimonio, perché mi piaceva quando suonava Night in Tunisia. Ovviamente io non mi sono mai sposata, quindi poi Frank Morgan è venuto a mancare.
Però proprio la dolcezza di questi esseri umani che per suonare la loro musica, che per me il jazz è una musica di grandissima libertà, anche il rock lo è, il blues quanto vuoi, ma quanta fatica hanno dovuto fare, quanta gente ha dovuto lasciare la propria terra, la propria casa, perché si erano votati ad uno stile musicale che è stato anche inviso in tanti ambienti e per tanti anni, non è sempre stato tutto facile. E quindi dai jazzisti, il mio primo amore proprio l'ho preso da lì e poi ha fatto un percorso. Però questa capacità della musica veramente di cambiare la vita delle persone. Gli esseri umani hanno delle storie da raccontare. Perché non ti vedo più, Paolo? Hanno delle storie da raccontare veramente straordinarie ed è quello che di fatto poi stai facendo. Allora, non ti vedo più, quindi mi chiedo se va tutto bene. Quanti messaggi meravigliosi stanno arrivando. Paolo, cos'è successo al wifi di casa tua? Non ti vedo più. Voi ci siete, datemi. Io qui vedo che sia. Mi sembra tutto a posto, però datemi un feedback, mandatemi un messaggio perché ad un certo punto non ho più visto Paolo e non so cosa sia successo. Voi non lo vedete neanche, però riuscite a vedere me, giusto? Allora, vedete me, ma non vedete Paolo. Va bene, sono sicura che si può ricollegare perché in caso mi chiama e così cerchiamo di capire. È successo ieri anche con Davide Rossi da Copenaghen, poi è riuscita a riconnettersi. Spesso capita che la linea magari. Allora, voi mi vedete. Ok, ma non vedete Paolo. Ok, vediamo se nel frattempo. Sicuramente anche lui si starà rendendo conto che sì, voi ci siete, perfetto. Siete in tantissimi, siete veramente in tantissimi a vedere questa diretta. Ok, quindi adesso sta arrivando di nuovo. Eccoti. Aspetta, vediamo, adesso mi dovresti sentire. Mi senti adesso, Paolo? Non Perché? sento più. Come? Perché non mi senti più? Perché non sento più? Voi mi sentite? Noi ti sentiamo molto bene. Io sento solo il labiale. Ah beh, questo non va bene. Aspetta, prova a chiamarti. Prova a chiamarti, vediamo. Allora, Io ecco. sento, ma proseguiamo così. No, non ti credo, ma perché tu non mi senti? Perché così fa No, l'eco, diventa una follia per le persone ascoltarti. non ti Cos'è successo? sento. È caduta la linea del wifi? No, praticamente a un certo punto non ti ho più, proprio più sentita. Posso provare a riavviare tutto? Sì, provaci. Dai, prova. Continuiamo così, ci mettiamo una cuffia. Adesso magari chiedo anche ai ragazzi del mio team, però sì, tu prova a ricollegarti. Ecco, stessa cosa è successa infatti anche ieri e poi grazie al cielo abbiamo assolutamente recuperato. Quindi aspettiamo che Paolo si possa ricollegare. Nel frattempo, dicevo, siete veramente in tantissimi e questo mi riempie di gioia. Paolo Fresu sta dicendo delle cose bellissime. Quando ha detto c'è poesia in ogni cosa. È vero, c'è poesia in ogni cosa. Dipende soltanto da noi, volerla vedere, decidere di diventare degli esseri umani migliori, soprattutto in una contingenza come questa, no? Lo so, ragazzi, che sentivate il riverbero, è ovvio, perché se ci mettiamo a parlare con il telefono diventa un incubo, quindi sicuramente dobbiamo far sì che lui possa ricollegarsi in una maniera
Sì, forse si è disabilitato l'audio per il nuovo accesso. È possibile? Domani, peraltro, saremo con Elisa, quindi vi aspetto. Però, in tutti i casi, adesso voglio godermi l'intervista con Paolo Fresu. Non intendo minimamente rinunciare a una parola delle sue, quindi. Che carini, mi trovate molto Janis Joplin vestita così. Mi piace tanto la grande Janis. C'è Niki che dice: adesso il tempo c'è per apprezzare ogni cosa e soprattutto far diventare tutta una poesia, è vero? Mi senti? Bravo. Non Ecco. so, non sappiamo cosa è successo. Bene, dai. Non importa, è successo anche ieri, ci siamo sentiti con Davide Rossi da Copenaghen e ad un certo punto è caduta la linea, ci sta, non importa, anche perché stiamo sovraccaricando questo sistema, perché siamo tutti collegati. Tu adesso mi senti bene? Ti sento benissimo, sì. Quindi questa, giusto per concludere, questa capacità dei grandi musicisti di superare delle difficoltà immani, ma voler ancora sentire la musica e insegnarla agli altri. Cioè, alla fine, Frank Morgan era un uomo adulto di oltre 50 anni e una ragazzetta di 14 e mi ha insegnato qualcosa che non ho mai più dimenticato. Però non tutti i musicisti sono così, perché è vero che c'è un sentire, tu dicevi prima, c'è poesia in ogni cosa, ma bisogna avere il desiderio di volerla vedere questa poesia. E quindi di diventare degli esseri umani migliori attraverso la cultura, attraverso l'arte. Ma io credo che ognuno abbia un vissuto e poi una storia da raccontare, ma la storia che raccontiamo è quello che abbiamo vissuto, non può essere altrimenti, non veniamo improvvisamente paracadutati da qualche parte, ognuno di noi racconta quello che ha, quello che è stato, quello che è ovviamente, ma quello che si è non è altro che l'addizione di tutto un passato che ci Certo. portiamo. Che ci portiamo appresso, ma oserei dire una cosa in più, che il suono nostro dell'essere musicisti è il suono del nostro vissuto. Cioè, se io vado a sentire i miei dischi del primo disco, l'ho registrato nel 1983, e avevo una paura folle di sentire il suono, Certo. perché quando io suonavo nei complessi, quando sentivo qualche registrazione, col mio suono, ma allora si registrava con le cassette, magari in un concerto, magari in una piazza, eccetera, eccetera, con le cassette. Quando sentivo quel suono della tromba ero inorridito da questo suono, un po' come quando parliamo e poi d'improvviso qualcuno ci registra e sentiamo il suono della nostra voce. Perché in realtà la nostra voce, noi la nostra vera voce non la sentiamo, perché la sente chi ci ascolta. La tromba ancora di più, perché essendo uno strumento lungo, il suono che esce dalla campana è lontano dalle nostre orecchie, quindi di fatto quel suono lì lo sente realmente per quello che è chi sta ascoltando noi che suoniamo, ma noi non abbiamo una idea. E siccome io sapevo questa cosa, la mia paura più grande era andare in uno studio di registrazione ed ascoltare finalmente il vero suono del mio strumento, perché se Certo. prima di allora avevo dato la colpa ai sistemi di registrazione, cioè sì, però tanto. Ho detto, oddio, entro in uno studio, ero a Bari, ricordo, a fare un disco a Bari con un sassofonista di Bari che si chiama Roberto Ottaviano, e lì finalmente ho sentito il suono della mia tromba. E sono rimasto un po' così, un po' perplesso, però ho detto, bah, insomma, non è poi così male, ma avevo una paura folle. La paura dell'entrare in studio non era tanto per suonare bene o male, sbagliare magari un attacco o una nota, ma era solamente sentire il suono del mio strumento. Quindi questo racconta bene quanto il nostro suono è fondamentale, perché il nostro suono è la nostra carta d'identità, siamo noi. Il suono della mia voce di ora, la mia cadenza, la mia modulazione, il mio modo di parlare è esattamente la rappresentazione di quello che sono. E musicalmente non può essere diverso. Quindi il suono degli anni 80, il primo disco appunto era dell'83, e io ne ho fatti oltre 400, tra l'altro, in questi oltre 35 anni. Se io vado a sentire oggi il suono di allora, il suono della tromba e poi il suono del flicorno, anche il suono della sordina, è un suono, non dico totalmente diverso da quello di oggi, ma profondamente diverso. E c'è una ragione molto precisa. Il suono è profondamente diverso perché se si parte dal presupposto che noi siamo diversi e Esatto. che il suono siamo noi, perché il suono è il nostro pensiero, è la prolungazione del nostro
pensiero, del nostro essere. Il nostro suono cambierà finché noi ci saremo, perché noi cambieremo e quindi cambierà il nostro modo di vedere il mondo, il nostro modo di rapportarci con gli altri, il nostro modo di interrogarci su noi stessi. E quindi è molto molto interessante questo argomento. Per esempio, io in questo momento sto sempre di più andando a cercare l'essenza sonora. E non mi dimentico che quando nell'82, proprio quando ero agli inizi, passavo ore e giorni e mesi, ho passato ore, giorni e mesi a sentire sempre lo stesso brano. E questo brano era Round Midnight di Miles, la registrazione del 1956 per la Columbia, che lui inizia a suonare Round Midnight con la tromba, con la sordina, e io impazzivo letteralmente per quel suono. Dicevo, com'è possibile che un umano possa tirare fuori da uno strumento un suono così niente, così pieno, così poetico, così ricco, così incredibilmente, come dire, erotico. E allora ho passato mesi e mesi e mesi non solo a trascrivere ogni nota di quella solo, perché allora non c'erano i libri come oggi, non c'era Ovvio, internet, ovvio. ma proprio a capire come si potesse arrivare ad avere un rapporto così sinergico, così profondo con quella cosa lì. E ho capito che l'unica vera essenza della musica è il suono, perché se non c'è suono non c'è musica. Poi arriva tutto il resto, prima un suono e dopo il suono arriva un'armonia, arriva una melodia, arriva un arrangiamento, arrivano le idee, ma se non c'è un suono che produce musica, come dire, c'è solamente un silenzio che seppur bellissimo, perché il silenzio è fondamentale nella musica, non, come dire, fa sì che questo grande palazzo, questo castello non esista. E se il primo suono non è quello giusto, come la prima pietra che si pone in una casa, in un cantiere, dopo un po' cascherà tutto. Certo, è l'impalcatura, infatti per questo dicevo proprio l'impalcatura poi della propria vita. Sì, perché non risultiamo credibili. E secondo me la prima cosa per noi artisti nei confronti di noi stessi, dei nostri colleghi con i quali condividiamo il palcoscenico, e nei confronti anche e soprattutto del pubblico, essere sempre credibili, dobbiamo essere trasparenti con noi e con gli altri. La differenza tra un musicista e un attore: l'attore è colui che deve interpretare ruoli completamente diversi, anche in seno alla stessa pièce teatrale, no? Il musicista non può interpretare un ruolo diverso se non quello dell'essere se stesso, e bisogna, secondo me, un po' guardarci da quei musicisti che mettono un giorno un vestito, un giorno dopo ne mettono uno totalmente diverso, perché noi siamo quello che siamo, e quindi se ci rapportiamo col palco ogni giorno in una maniera diversa, vuol dire che forse, magari mi sbaglio, non ho idea, io cerco di essere così, ma magari ognuno poi vuol dire che non abbiamo ben compreso quello che vogliamo essere da una parte, o che vogliamo necessariamente mostrarci per quello che non siamo. Ma è difficile, secondo me, nascondere questo, perché il pubblico è estremamente intelligente. Non bisogna mai pensare che il pubblico non sappia. Noi ci siamo perché esiste un pubblico che ci accoglie, che ci ama, che ci ascolta, che sta attento ai nostri concerti. E dico una cosa in più: che il successo di quella sera del buon concerto, perché non tutte le sere facciamo un buon concerto, ogni Certo. volta facciamo chilometri su chilometri, prendiamo aerei, andiamo dall'altra parte del mondo per fare un concerto, e quel giorno quel concerto non va bene e fa parte del grande mistero della musica. E allora andiamo a letto e diciamo, vabbè, stasera è andata così, domani sarà un altro giorno, per dirla alla Vanoni. Ma il giorno che il concerto va bene perché non solo noi abbiamo, dal nostro punto di vista, suonato bene, ma perché c'è stato un pubblico che ci ha aiutato a suonare bene. E quindi, anche se Miles dava le spalle al pubblico, e tanti hanno infiorettato questa storia dicendo che Miles Davis era un razzista al contrario, perché ce l'aveva con i bianchi. Miles ce l'aveva molto con i bianchi, ma non con tutti. Ce l'aveva con i bianchi che lui definiva stupidi, ma non con i bianchi intelligenti con cui ha tessuto dei rapporti straordinari per tutta la sua vita. Ma quando Miles suonava dando le spalle al pubblico, in realtà non era perché voleva dare le spalle al pubblico, era perché voleva parlare con i suoi musicisti. Perché Certo. quando si suona assieme bisogna,
parlare con i propri musicisti, mentre negli anni 50, tutto il periodo del bebop, c'era una dinamica di costruzione del concerto che era quella del solista, c'era un solista davanti e poi dietro c'erano i musicisti che lo accompagnavano. Tanti musicisti straordinari, abbiamo parlato di Max Roach, ma possiamo parlare di tantissimi altri. Quindi c'era il solista e poi la ritmica, poi ogni tanto qualcun altro diventava il solista di turno. Con l'arrivo di Miles, con il periodo di Kind of Blue e quindi tutta la musica modale in cui è cambiato proprio il concetto di interplay, è cambiato nella musica. E quando Miles suonava dando le spalle al pubblico è perché voleva condividere la bellezza di quel momento con i propri musicisti, non solo con le note del proprio strumento, ma anche con un'occhiata, con una pacca sulle spalle, perché c'era un'idea di musica, il Movimento del corpo. movimento del corpo, ovviamente una musica condivisa. Questo tanti critici non l'hanno compreso, dicevano: ah, Miles Davis dà le spalle al pubblico perché è irriverente nei loro confronti. No, anch'io do le spalle al pubblico spessissimo, ma abbiamo detto poco fa che credo fortemente nell'importanza del pubblico e nel ruolo del pubblico quando c'è un concerto. Ma mi piace suonare con i miei musicisti, perché se non suono con i musicisti non avrò niente da raccontare al pubblico stesso, per cui è un concetto molto importante. Io da Miles ho imparato moltissimo, non l'ho mai conosciuto, c'è una storia carina. Dovevo conoscerlo a Terni, Miles fece un bellissimo concerto a Terni, di cui mi ricorderò per tutta la vita. E io insegnavo a Terni in quegli anni, era la fine degli anni 80, se non erro, e era un concerto organizzato da Umbria Jazz. Io già conoscevo Carlo Pagnotta, che ancora è il direttore di Umbria Jazz, e lui alla fine del concerto mi vide e da dietro le transenne mi dice: vieni, vieni, che ti faccio conoscere Miles. Oddio. E io sono scappato come un ladro. Ho detto: no, 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 non ce la farei, no, 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 sono scappato via. E mi sono pentito di questa cosa e non ho mai avuto modo di conoscere Miles. Probabilmente da timido quale ero non avrei saputo cosa dirgli, ma forse gli avrei semplicemente detto, magari anche in un inglese stentato, che quelli mesi passati ad ascoltare le prime 16 battute di Round Midnight mi hanno cambiato la vita, perché attraverso quel suono che ho imparato non solo a diventare un musicista, ma a comprendere che dietro un suono c'è la vita, e quindi tutto quello che è accaduto dopo è accaduto grazie a quegli ascolti che sono stati importantissimi. Quindi il suono è vita, è tutto. Se non c'è suono, iniziamo a preoccuparci, purtroppo, alcune volte. Allora Paolo, tu stai dicendo delle cose straordinarie che aprono mille finestre. Prima ho guardato dove avevo preso degli appunti perché c'è una frase di Dizzy Gillespie che volevo condividere con te, che amo molto, che dice: I don't care too much about music, what I like is sounds. Quindi proprio questa cosa dice i suoni e quindi ecco che ci ritroviamo. E mi ha fatto pensare, detto i critici, hai parlato del grande Miles Davis, di questa capacità. Hai detto questa cosa molto bella di aver passato mesi, giorni, anni ascoltando, ore, giorni e mesi ascoltando le prime 16 battute di Around Midnight, ma che ti hanno profondamente trasformato. Io dico sempre che noi abbiamo due orecchie ed una bocca, davvero dovremmo ascoltare il doppio di quanto parliamo e quella capacità di ascolto, se noi non la insegniamo ai nostri figli, quando io vedo i 14enni che hanno soltanto nei loro iPod i singoli dei musicisti, mi atterrisco perché non imparando ad ascoltare tutta la produzione di un musicista, tu non potrai mai dire di conoscerlo soltanto attraverso i singoli, ma soprattutto non imparando ad ascoltare quella musica che a primo acchito non ti piace, non potrai mai sviluppare l'ascolto. E attraverso l'ascolto delle cose che non ti piacciono, che potrai sviluppare un ascolto nei confronti di te stesso, delle cose che ti circondano e delle persone che ti circondano, perché nessuno può piacerci totalmente. E la musica ti offre esattamente questo. La musica ti dà la possibilità. Io impazzisco per While My Guitar Gently Weeps dei Beatles di George Harrison. Quando è arrivato il White Album a casa nostra, mio fratello era un adolescente un po' più grande di me e dicevo: dai, metti la settima canzone. Lui mi diceva: no, non funziona così. Se vuoi, alzati tu. Ovviamente non c'erano i telecomandi. Oppure ascolta le canzoni che non ti piacciono. E io amo profondamente le prime sei canzoni del White Album dei Beatles, perché ho imparato ad ascoltarli, non andavo a mettere la canzone preferita che mi piaceva.
E infine una cosa molto importante, questa stessa cosa che dicevi di Miles Davis, suonava di spalle, mi ha fatto pensare ad una cosa che mi sta molto a cuore. Viene molto criticato Bob Dylan, la gente dice: ah, Bob Dylan, devo spendere dei soldi per andarlo a vedere, e poi è un gran maleducato, è una persona con questo atteggiamento tracotante, non salute, eccetera. Sono andata a vedere Bob Dylan perché dovevo assolutamente trovare dentro di me la risposta a queste proteste, a queste comunque persone che dicevano questo. E mi sono resa conto che Bob Dylan, da grande intellettuale qual è, perché è stata la prima persona a portare la poesia nella musica rock o pop da popular, ovviamente, non è interessato all'intrattenimento. Sì. Non interessa entrare su un palcoscenico e dire: Hey, what's up, Milano? This is Bob Dylan, and enjoy the concert. Non gli interessa, perché la musica per lui è urgenza creativa, è esigenza primaria. Non gli interessa quel tipo di entertainment. Siccome ormai invece noi siamo dei forzati dell'intrattenimento e viviamo in una forma fasulla di intrattenimento costante, pensiamo che siccome paghiamo, chissà che cosa debba fare Bob Dylan su quel palcoscenico, quando comunque ancora oggi fa uno spettacolo meraviglioso. Entra, suona le sue canzoni da Dio e se ne va, senza dover fare chissà troppe cose. E i critici spesso non lo comprendono. Ma Bob Dylan ha bisogno di dialogare con i suoi musicisti per regalare la musica. Miles Davis aveva l'esigenza di mettersi di spalle per dialogare con il corpo, con la mente, con il suo strumento, tu stesso, perché quello che succede su un palcoscenico è Jimi Hendrix, di cui sto leggendo la biografia nel programma che conduco tutte le mattine su Virgin, dove leggo le biografie dei grandi artisti. Jimi Hendrix diceva questo: se non c'è interazione tra di noi, non si potrà creare quella relazione che è quasi una relazione erotica, sensuale con il pubblico. Certo, Cioè, sono è totalmente. proprio di seduzione. La seduzione non è soltanto una donna nuda che ti promette chissà che cosa. La seduzione è tra due persone anche che non si toccheranno mai, ma che comunque sono vicini, hanno degli intenti in comune. Quello è quel tipo di seduzione e si crea con il pubblico, ma prima deve partire da noi stessi. Deve Quindi, partire. Sì, totalmente. Ma non solo deve partire da noi, ma. Ci sono anche tanti musicisti che suonano assieme ma stanno suonando da soli. Anzi, una delle cose più difficili da insegnare ai nostri ragazzi, anche quando io soprattutto insegnavo a Nuoro, dove ho tenuto dei seminari per 25 anni, anche a Siena, era molti ragazzi, quando facevamo musica d'assieme, suonavano benissimo, suonano benissimo, ma alla fine si sentiva che stavano suonando da soli, cioè erano e concentrati su loro stessi, che perdevano di vista totalmente l'idea del dialogo, dell'interplay con gli altri del musicisti. respirare insieme. Per respirare assieme, perché quando la musica si respira assieme diventa una macchina. Io credo che sono convinto, soprattutto nel jazz, ma non solo nel jazz, che la storia più grande di questa musica è stata fatta sì dai solisti, ma soprattutto dai gruppi. Nel senso che i gruppi, se pensiamo alla storia del jazz, i gruppi di Armstrong ovviamente, ma anche i 3DB Evans, i quartetti di Coltrane. I gruppi di Miles Davis, ha sempre avuto dei gruppi stellari, pensiamo al quintetto con Herbie Hancock, con Ron Carter e Tony Williams, pensiamo poi e ovviamente con Wayne Shorter, eccetera, eccetera, cioè dei gruppi che erano formati da persone che erano state scelte non solo per le loro capacità singole, come la grande personalità, ma anche perché sapevano fare musica assieme, cioè per avere swing nel jazz non basta mettere insieme il più grande batterista del mondo col più bravo bassista del mondo, bisogna che il più bravo batterista del mondo, il più bravo bassista del mondo siano capaci assieme di costruire una ritmica elastica. E per fare questo ci vuole una grande capacità di tendere la mano, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte, cioè non si può fare il gruppo stellare della storia prendendo i musicisti migliori del mondo. Bisogna prendere i musicisti che possano dialogare assieme e non sempre la storia è stata fatta da gruppi formati dai migliori. Spesso
Spesso la storia è stata fatta da gruppi dove i musicisti straordinari ovviamente riuscivano assieme a creare musica. E sono stati gruppi che hanno portato la musica in un luogo totalmente nuovo, dal quale altri sono potuti ripartire, da dove noi siamo potuti ripartire. Quindi non basta il grande solista, bisogna che dietro il grande solista ci sia poi un gruppo. Molti anni fa, quando ero a Nuoro, a un certo punto dissi ai nostri allievi: questo pomeriggio ci sarà una sorpresa per voi. Di pomeriggio facevamo le lezioni aperte con tutti i ragazzi, con 120 ragazzi. E quel pomeriggio invitai Gianfranco Zola a venire a fare una lezione a scuola. E quando entrò Zola, aprì la porta a Zola, i ragazzi non ci credevano. Gianfranco Zola, il mito del calcio, uno dei miti della Sardegna e non solo, che veniva a scuola a fare una lezione. E io dissi loro: ma sapete di che cosa vi parlerà Gianfranco Zola? Vi parlerà di calcio, ma vi parlerà di calcio raccontandovi qual è la dinamica tra un solista e un gruppo, qual è la dinamica per cui quel bomber farà gol solamente se dietro di lui ci saranno dei buoni calciatori che gli passeranno la palla, ci sia un gioco di squadra, eccetera, eccetera. Questa dinamica è esattamente quella della musica. La musica non la si può fare da soli. Ci sono tanti che suonano da soli, e una delle cose più difficili per i nostri giovani non è tanto oggi apprendere a suonare le scale, a suonare gli accordi, a conoscere il repertorio, ma avere la maturità di riuscire a suonare con gli altri. Questa è una delle cose più difficili. E in realtà sarebbe una cosa di grandissima intelligenza, perché se io faccio una frase e poi la lascio lì, ci sarà qualcun altro che la riprende, e questo qualcun altro la farà lievitare e poi me la ridarà nel momento in cui Certo. quella frase che io ho creato sarà tornata da me molto più bella, molto più ricca, e poi continuerà a girare, e il discorso diventerà molto più interessante, molto più creativo. Ecco, questa è la grande forza, secondo me, della musica, e in particolare del jazz, ma direi anche del rock, di tante altre musiche, che ci permette ogni giorno di poter suonare anche lo stesso pezzo, sapendo che quel pezzo sarà totalmente nuovo, sarà totalmente diverso. Ed è questa la grande forza che ci spinge ogni giorno a continuare, perché se siamo in tournée 10 giorni con lo stesso gruppo e dobbiamo un giorno prendere un aereo e andare dalla parte del mondo, quando siamo su quell'aereo ci diciamo: ma ha senso oggi, come dire, andare dall'altra parte del mondo per fare la musica che abbiamo fatto ieri? Sì, perché non è la musica che abbiamo fatto ieri, Certo. è un'altra musica, ed è un'altra musica proprio per questa capacità di creare l'interplay, di creare il... E poi c'è il silenzio, che è fondamentale. Claudio Abbado, dopo una sinfonia, la nona sinfonia di Mahler, chiedeva al pubblico espressamente di stare in silenzio per 2 minuti. Perché diceva: questa musica è così densa, è così bella, che non si può applaudire appena questa sinfonia finisce. C'è bisogno di stemperare, c'è bisogno di Lasciare riflettere. sedimentare. Ecco, quindi suonare con gli altri significa lasciare lo spazio, e perché lo spazio che noi lasciamo non è solamente per i nostri musicisti, ma anche per il pubblico, perché più spazio lasciamo, più daremo al pubblico l'opportunità di interagire e di seguire in qualche modo il discorso. E allora diventa interessante, perché il teatro diventa un nuovo palcoscenico, laddove non ci sono solamente i musicisti su quel palco, che sono a 1 metro d'altezza rispetto al pubblico, dove c'è una differenza fruitiva tra quello che è il pubblico e quello che sono i musicisti, ma si crea un'altra cosa in cui il luogo, i musicisti, il pubblico fanno parte di un magnifico evento che è fatto di tante cose diverse, che ogni giorno cambiano, perché ogni giorno cambia un teatro, ogni giorno cambia il pubblico, e noi ogni giorno ci rapportiamo con quel luogo e con quel pubblico in una maniera diversa. E quindi questo ci permette di poter girare per 30 giorni con lo stesso progetto, sapendo che ogni giorno Sarà qualcosa di nuovo. sarà completamente nuova. Questo i grandi musicisti del passato l'hanno capito perfettamente, erano dei grandi intrattenitori nel senso buono del termine, perché i musicisti di jazz sono stati tra i primi grandi intrattenitori della storia. Pensiamo
a Louis Armstrong, pensiamo alle grandi orchestre, Fletcher Henderson, pensiamo a Glenn Miller, pensiamo all'orchestra di Ellington, pensiamo all'orchestra di Count Basie, pensiamo all'orchestra di Dizzy Gillespie, erano delle macchine da guerra, sapevano cantare, sapevano ballare, i musicisti erano vestiti da Dio, facevano i numeri più incredibili, ma nonostante fossero dei grandissimi intrattenitori, suonavano come dei matti. Cioè, suonavano come dei matti, Il livello era altissimo. erano elegantissimi, tra l'altro. Veramente, i musicisti americani che venivano in Europa erano sempre incredibilmente impeccabili, cioè non tralasciavano nulla, sapevano che il loro successo dipendeva non solamente da loro stessi, ma anche dal pubblico e da quelli che li acclamavano e li osannavano. Questa è una lezione molto molto importante che secondo me noi a un certo punto abbiamo anche un po' perso. Dopo gli anni 70, quando c'era il periodo della musica libera, c'era questo bisogno giusto, perché tutti i bisogni sono giusti e arrivano al giusto momento di sottolineare altri bisogni. E quindi sembrava quasi che andare su un palcoscenico un po' eleganti era, come dire, concederci al pubblico, no? Molti hanno criticato Miles, ovviamente, perché era uno che si vestiva da Dio, si faceva fare i vestiti da Versace, girava con una Ferrari rossa, diceva no, ma questo non è jazz, perché jazz è solamente la musica dei perdenti e la musica degli sfigati. Non era così, non è mai stato così. Il jazz è sempre stata una musica, seppur con un grandissimo significato sociale, razziale, soprattutto in un determinato momento, ma è sempre stata una musica che è riuscita a raccontare con molta energia anche le difficoltà, soprattutto dei neri americani, ma comunque con una grandissima dignità, dove questi spesso sono riusciti a spiegare agli altri che cos'era effettivamente il razzismo, perché poi si facevano i film con i bianchi, quando si facevano i film con i neri, ovviamente le storie erano sempre tutte le stesse, la storia si è sempre ripetuta, ma il jazz è andato avanti, è diventata una musica del mondo. Ed è una musica che oggi può raccontare il presente delle migrazioni, può raccontare il presente delle diversità, perché incarna nella sua essenza proprio questa idea della migrazione. Non fosse nato il jazz nei primi anni del secolo scorso, il primo disco di jazz era del 1900, 100 anni fa, del 1918, registrato da Nick La Rocca. Musicista siciliano, è stato il primo ad aver registrato un disco di jazz, quindi un bianco siciliano italiano. Ma se il jazz non sarebbe nato a questa musica se noi non fossimo arrivati negli Stati Uniti con i piroscafi che partivano da Napoli, da Genova, e non sarebbe nata questa musica se noi non avessimo incontrato lì un'altra cultura che veniva dall'Africa. Non vogliamo adesso fare un discorso di storia della musica, ma il jazz è proprio la Ma dimensione. questo è fondamentale perché anche nel tango alla fine è stato così. Quindi in tutte le forme poi di espressione popolare c'è sempre la mescla, cioè c'è sempre il fatto di mischiarsi, del viaggio, del divenire. La musica è questo. Quando io sono arrivato a Parigi alla fine degli anni Ottanta, quando ancora in Italia non c'era tutto il fenomeno migratorio, no? Parigi invece era già una città cosmopolita, era un crogiuolo di razze diverse, se non altro perché c'era una storia diversa, c'erano i musicisti che arrivavano dai Caraibi, dalla Réunion, c'erano i musicisti che arrivavano dalla Guyana, gli altri che Una venivano storia anche di dall'Africa. espansione, di colonialismo Di completamente, colonialismo, di vabbè, conquista, no? sì, su quale possiamo discutere, e c'erano quelli che Certo, però capisco quello che vuoi dire. venivano. Ma Parigi, quando sono arrivato lì, ero sconvolto da questa incredibile capacità di mettere insieme tutte le musiche. Io ho appreso tantissimo, ho iniziato a suonare con musicisti che venivano dal Madagascar, che venivano da Sudafrica, da tutti i paesi. E quindi la musica che nasceva era un'altra musica, quale? Non si sa, era semplicemente una musica non identificabile, che era fatta da geografie totalmente diverse e che mi ha aperto gli occhi verso il mondo. Io poi venivo dalla Sardegna, che in fondo è un altro crogiuolo di Certo. migrazioni, seppure in una maniera diversa. Sono proprio geografie umane. Mi stavo prendendo questo appunto perché le cose che tu hai detto quando parlavi del fatto di ascoltarsi, che ogni giorno è diverso, di questa empatia musicale, fondamentalmente è arrivato anche un messaggio molto bello nel momento in cui lo pensavo,
Così è nella relazione di coppia, nella famiglia, è questo ascolto attivo, costante, di muoversi, di darsi dei segnali, di progredire insieme, quindi traslare il fatto di suonare in una band, in una banda, quell'ascolto che si deve sviluppare poi anche nelle relazioni interpersonali, no? Tutto quello che dicevi sulla musica era perfetto se traslato poi nella vita di tutti i giorni. E sul fatto di essere comunque sempre eleganti, c'è questo libro appunto che è la biografia di Jimi Hendrix, e lui racconta di dormiva accanto ai cassonetti e i topi gli mangiavano l'ultima barretta di cioccolato che teneva in tasca, ma sapeva che il suo completo di mohair bianco, le sue scarpe di vernice nere erano sempre puliti perché poteva mettersi all'angolo di una strada, tirare fuori la sua Stratocaster e comunque tirare su qualche soldo. La commozione di quest'uomo poverissimo che però aveva un completo di mohair bianco lindo, perché era quello uno strumento per potersi comunque esibire. Ecco, è quella dignità che dici tu che prescinde dallo status sociale, ma Assolutamente. anzi. Sì, credo che sia anche il riconoscersi in qualcosa che è molto importante. Cioè, noi oggi ci consideriamo degli artisti. Artisti è una parolona che in realtà non si sa bene che cosa significhi. Io mi ritengo musicista, quando nella mia carta d'identità c'è scritto che sono un musicista. E la prima volta che sono uscito dal comune di Berchidda con la scritta musicista ero fierissimo, ho girato paese la facevo vedere a tutti, perché non mi dimentico che quando Vuole avevo vedere la mia carta d'identità? ce l'avevo, adesso sono quelle elettroniche, purtroppo è peccato, ma ce la de devo averla una da qualche parte, se volete la cerco, sono nello studio anche queste cose, perché non dimentico a 8 anni quando i vicini dicevano che carino, ma cosa vorrai fare da grande? Dicevo vorrei suonare la tromba. Dicevo certo, sì, suonare la tromba, ma com'è che ti guadagnerai da vivere? Che mestiere vorrai fare? Appunto. Poi iniziamo anche un po' a infastidirmi, no? Sì, lo abbiamo capito, ma e com'è che guadagnerai da vivere? Cioè metterai su una famiglia suonando la tromba. Quindi quando sono uscito dal comune con la carta d'identità con scritto musicista, ecco, Era una legittimazione. era la legittimazione di un qualcosa che sai che ti porterà in un luogo diverso, in un luogo nuovo. Essere musicista, come abbiamo detto prima, è un grande onore, è un grande privilegio. È una grande responsabilità, implica delle rinunce incredibili, devi farti un mazzo tanto, non tutti, l'equazione studio, l'equazione talento con successo No. non funziona quasi mai, funzionano le cose secondo, non lo so, come dire, dei parametri che non conosco. Certamente bisogna avere un po' di talento, soprattutto bisogna avere molta capacità, come dire, bisogna avere molta perseveranza, bisogna amare molto quello che si fa, ma credo che questo sia parte di qualsiasi mestiere noi si voglia fare. Ma sentirti musicista e sentirti parte di una famiglia, di una grande famiglia dove ci sono dei pensieri condivisi, questi pensieri possono passare attraverso una scarpa lucida o attraverso un pantalone comunque ben stirato, perché quel pantalone ben stirato e quella scarpa lucida sono la rappresentazione di quello che tu sei, o perlomeno di quello che tu vorresti essere. Nonostante gli stenti, nonostante le difficoltà. Tante difficoltà, io mi ricordo perfettamente la prima volta che ho suonato in banda, a 11 anni, la cosa che mi ricordo di più di quella mattina in cui io ho fatto la processione a Berchidda con la banda, forse era la processione di Pasqua, quella del Venerdì Santo. Io mi ricordo non solo la mia commozione, ma quella dei miei genitori, perché mi avevano dato la giacca con i lustrini, con la lira attaccata qua, che ho ancora. Quello è stato uno dei momenti più belli della mia vita, perché quella giacca con i lustrini era la dimostrazione che tu facevi parte di un qualcosa, facevi parte di una comunità. Avevi trovato il tuo posto nel mondo. Avevo trovato in qualche modo il mio posto nel mondo in un momento, quello agli inizi degli anni 70, quando non c'era poca televisione, non c'era, ci si ascoltava poco la radio, non c'era internet, e cioè bisogna vedere il mondo, che poi non è così lontano, in un altro momento, per cui era importantissimo. E poi ricordo di quella mattina
Io avevo 11 anni, quindi sono passati un bel po' di anni. Ricordo perfettamente che non solo ero in banda, ma dovevo stare attento ad andare a tempo perché bisogna mettere il piede, il downbeat deve essere col piede giusto perché tutti devono mettere il piede nello stesso momento, il piede sinistro o il piede destro. E questo non era così semplice, ovviamente. Ma la cosa che ricordo di più è che io avevo la lira attaccata alla mia tromba con la partitura. Non mi ricordo quale fosse, e il trombettista che era dietro di me aveva esattamente la mia stessa partitura, ma lui suonava altre cose. E io dicevo: com'è possibile che lui suoni altre cose se io la mia partitura la vedo? C'è scritto Do, Re, Mi, Fa, Sol, e lui suonava altre cose, ma le altre cose erano sempre il Do, Re, Mi, Fa, Sol, ma lo suonava con uno spirito diverso, un po' Bella svistava, questa cosa che stai dicendo. improvvisava, e lì ho capito la bellezza. Non solo della musica, che è un qualcosa che si può fare assieme, dove ognuno porta comunque il suo, e alla fine è la risultante di tutto quello che accade, che dà, cioè i Berliner, le grandi orchestre importanti del mondo, sono incredibilmente belle perché sono fatte da persone laddove ognuno suona in modo diverso. Ci sono 40 violini, quei 40 violini sono 40 persone che hanno storie diverse, uno che si è lasciato con la fidanzata il giorno prima, un altro che è singolo, l'altro che è vedovo, l'altro che ha quattro figli, l'altro che viene da chissà dove, con storie totalmente diverse. Ma quando si mettono a suonare violino in 40, suonano tutti in maniera diversa perché sono 40 storie diverse, ma alla fine sono tutti concentrati sul creare un suono unico che è la magia assoluta. Quella mattina che io ho suonato con la banda mi sono reso conto del quanto io fossi privilegiato e in qualche modo avessi avuto una chance incredibile. E l'ho scoperto dopo andando al conservatorio di musica, perché quando sono andato al conservatorio di musica c'erano insieme a me dei musicisti, soprattutto dei pianisti, che avevano iniziato a suonare il pianoforte da 8 anni e non avevano mai suonato con nessuno. Figurati. Io quel primo giorno che ho suonato in banda con 50 ragazzi e anziani di Berchida, ho avuto l'opportunità incredibile di condividere la musica con gli altri. E questa è una, come dire, una fortuna. Un privilegio. Privilegio enorme, una fortuna incredibile perché ho capito quanto la diversità sia fondamentale nel momento in cui la si mette insieme. Se siamo tutti uguali e parliamo tutti uguali, suoniamo tutti uguali, cosa può uscire fuori? Nulla. È bello il fatto che siamo tutti diversi, ma tutti contribuiamo poi a fare un suono complessivo che è uguale. E questa è una dimostrazione di grande. Di grande voglia, di grande capacità di condividere, quindi la musica è condivisione, questo credo che sia molto molto importante. La banda per me è stata sicuramente una scuola di grandissima condivisione, sì. Allora, Paolo caro, noi siamo in diretta tra Icche e Baracche, come si dice dalle mie parti, da 86 minuti. Cioè, io sarei qui, le persone stanno arrivando dei messaggi, a parte che sono in centinaia e centinaia e centinaia, quindi grazie. Ti amano, cioè ti amano, stanno arrivando dei messaggi straordinari. Grazie. Io ti lascio andare, ma prima devo farti due domande. La prima, io voglio sapere da parte tua sull'aspetto spirituale della musica, perché un giorno a San Francisco, ero andata lì per fare un'intervista, sono passata in una stradina, ho sentito delle note di A Love Supreme di John Coltrane, ho seguito le note, sono entrata e c'è una chiesa intitolata John Coltrane. E ho visto John Coltrane con il fuoco uscire dal suo sassofono, ovviamente in una iconografia e con l'aureola e con questa band che ha fatto una messa, che è stata una delle esperienze più mistiche, più taumaturgiche, più trascendentali, più elegiache della mia vita. John Coltrane, assurdo a santo, Certo. perché con la sua musica è riuscito a parlare al cuore delle persone. Io sono entrata lì e non ci credevo, quello che ho visto e quello che ho sentito. Ecco, cioè il potere della musica di risultare talmente mistica da far sì che si possa fondare un credo religioso attorno ad un grande jazzista.
Eppure, appunto, e torniamo a quello che hai detto tu, quante persone suonano il sassofono, ma come l'ha suonato lui, ha fatto sì da far nascere un desiderio di religiosità, che è qualcosa di diverso dalla religione e che va ricercato nella vita di tutti i giorni, quel senso di religiosità. La musica si è trasformata in religiosità. Ecco, voglio un tuo pensiero su questo e poi mi piacerebbe concludere con qualcosa sul tuo festival che ci auguriamo possa venire avvenire nonostante questi tempi duri. Però ecco, io ho bisogno di sentirti dire qualcosa su questo. Beh, intanto consiglio vivamente un libro che si chiama Love Supreme ed è un libro straordinario. È un libro straordinario scritto da un grandissimo critico americano che si chiama Ashley Kahn, che ha scritto da poco anche un libro, peraltro, su Carlo Santana, molto molto bello, e diversi altri saggi che in Italia sono stati quasi tutti pubblicati dal Saggiatore. Questo libro racconta proprio la storia della seduta di registrazione di Love Supreme ed è proprio un libro, è un bel libro, racconta, credo che sia stata una seduta di 2 giorni, un giorno come si faceva allora, probabilmente così, come sempre accadeva durante i dischi di jazz, ho letto quel libro in un unico viaggio di ritorno da New York a Roma e appena sono arrivato a Roma gli ho mandato una mail, gli ho detto guarda, è una delle cose più belle che Me lo si può. compro adesso. E poi c'è un secondo libro che si chiama invece Kind of Blue, che con la stessa tecnica del primo racconta proprio tutta la seduta di registrazione di Kind of Blue, che insomma, è uno dei dischi storici più importanti della nostra musica. E Coltrane è stato sicuramente uno dei musicisti più mistici. La sua idea di misticismo era proprio quella che è rappresentata proprio in questo disco con una sorta di canto, diciamo, mistico a un dio ipotetico, in un momento della sua vita molto, molto, molto particolare e molto intenso. Io credo che la musica, da questo punto di vista, come dire, sia il linguaggio mistico per eccellenza, perché ognuno trova attraverso la musica una via verso il proprio Dio. Ho fatto spesso dei concerti anche in luoghi di culto, di vario tipo, non solamente quelli del cristianesimo, e vedo che la gente che viene a questi concerti si dispone sempre, indipendentemente da che sia credente o meno, in una posizione nuova, totalmente nuova, come quasi che la musica riesca ad abbattere, se vogliamo chiamarle così, anche le barriere religiose, che purtroppo ci sono, lo sappiamo perfettamente, sappiamo cosa, come dire, producono e che cosa hanno prodotto nella storia dell'uomo. Quando si parla di misticismo, io penso che si parli di un suono intimo, di un qualcosa che esce da noi, da una parte di noi che non conosciamo, e che attinge poi energia da tante cose diverse. E quando questo suono arriva indipendentemente da tutto. Quando il suono non arriva, invece, non c'è niente di mistico, c'è solamente, come dicevamo prima, una idea di bellezza, di bello, che però non necessariamente colpisce. Quindi io credo Certo. che la parte mistica del suono, la parte mistica della musica sia il suono. E Coltrane aveva un suono che lasciava veramente, cioè non potevi non sentirlo, non potevi non emozionarti, non potevi non metterti a piangere con quel suono, perché era un suono che colpiva dentro, perché evidentemente veniva da una parte di se stesso che era la parte più, come dire, più preziosa, appunto la parte più mistica. E quindi questo poi riesce a mettere insieme gli altri. E credo che la musica da questo punto di vista abbia un potere enorme. Io spesso discuto alcune volte anche con le persone della Chiesa, capita spessissimo di andare a fare anche dei concerti in luoghi di culto dove si dice: ah, ma sapete che musica fate? Dite per favore il repertorio e quali strumenti. Ci sono anche delle donne nei gruppi, mi è capitato spessissimo, credetemi, questa cosa qua, perché secondo me confondono purtroppo, come dire, la religiosità e l'aspetto mistico con una serie di aspetti che appartengono semplicemente alla società. Qualsiasi musicista che suona in un luogo di culto
che sia una chiesa cristiana, che sia una chiesa cattolica, che sia una chiesa protestante, come io spesso faccio in tanti concerti che tengo in Svizzera, che tengo in Germania, in altri paesi, che sia una sinagoga, che sia un qualsiasi tipo di luogo di culto, di qualsiasi religione. L'aspetto mistico siamo noi, non è la musica che suoniamo. Se noi siamo in sintonia È con l'essere umano. quell'aspetto mistico, quella sarà una musica rispettosa di quel luogo. Se io vado a suonare, come accade spesso con le orchestre di musica classica, perché la musica classica invece può entrare in chiesa, eccetera, eccetera, non si capisce perché, invece il jazz è la musica del diavolo, ovviamente la musica rock non ne parliamo. Allora, solamente perché i musicisti classici suonano Bach, oppure suonano Vivaldi o suonano Monteverdi, hanno diritto di entrare in chiesa perché quella è la musica, come dire, che rispetta la parte sacra. Io non sono totalmente d'accordo perché spesso quei musicisti non rispettano quei luoghi, non gli interessa rispettare quei luoghi, quando altri musicisti che fanno altre musiche invece sono estremamente non solo rispettosi, ma in sintonia con quel pensiero. Quindi io credo che l'aspetto mistico di noi stessi dobbiamo trovarlo noi, prima di tutto dentro di noi. Se noi troviamo una connessione mistica con noi stessi, a quel punto possiamo portarla all'esterno sapendo che qualcun altro la percepirà. Nel caso di Coltrane, molti l'hanno percepita perché era la parte più interessante di questo grandissimo musicista, probabilmente uno degli artisti più mistici della storia degli ultimi 50 anni, 60 anni. Grazie. Grazie a voi. In Bellissima questo tuo viaggio, così molto, molto carino, molto sincero, molto onesto. Perché capita sempre meno spesso, sempre più spesso, anzi, di non poter parlare delle cose. C'è sempre poco tempo, invece, quando si dà tempo, come dire, lo si trova e allora lì si comprende che il tempo vale molto, vale anche qualcosa di più di quello che pensiamo. In questo momento il tempo vale ancora di più e quindi poter approfondire così tante cose che ci stanno a cuore penso che sia molto bello, molto giusto, molto importante. Paolo, pensi che si riuscirà a fare Time in Jazz? Pensi che il tuo festival riuscirà quest'estate, magari nella parte più avanzata dell'estate? Tanta gente sta scrivendo, quindi prima di ringraziarti di vero cuore davvero per questa conversazione meravigliosa e per il tuo tempo, che non è affatto scontato perché sono 96 minuti. Ecco, dici qualcosa sul tuo festival. Ma allora, intanto, noi abbiamo deciso, comunque il nostro festival si svolge alla metà del mese di agosto e quindi siamo un po' ottimisti, nel senso che anche se l'onda del coronavirus potrà travolgere, diciamo così, molte delle manifestazioni festivaliere della prima parte dell'estate, eccetera, noi, essendo collocati quasi alla fine dell'estate culturale, diciamo, abbiamo forse più speranze. È probabile poi che si debba fare un festival con dei paletti, un festival monco, il nostro festival molto seguito, c'è una piazza, poi ci sono decine e decine e decine di concerti che facciamo nei vari comuni, nei luoghi più sperduti, in mezzo alla natura, sulle rive dei fiumi, nelle rive dei fiumi, nelle spiagge, nei luoghi veramente più impensati. Probabilmente potranno esserci dei paletti, ma noi partiamo dall'idea di voler fortemente fare il festival. Noi abbiamo deciso, credo che siamo uno degli unici in questo momento, di dare un segnale importante, di dare un segnale forte, di dare soprattutto un segnale positivo, perché credo che in questo momento tutti noi abbiamo bisogno di positività, abbiamo bisogno di pensare al presente futuro o al futuro presente, dipende dai punti di vista, in maniera positiva, cioè del pensare che comunque le cose dovranno ripartire, che non potranno ripartire assieme, ovviamente, dovranno ripartire piano piano, ma che con volontà, con energia e con un credo forte possano effettivamente ripartire. Quindi noi abbiamo deciso che faremo la conferenza stampa, il programma ovviamente è pronto dal mese di febbraio. Nel Certo. programma abbiamo tutti i comuni già coinvolti, ricordo Berchida ha un réseau di circa 20 comuni in tutto il nord della Sardegna, sono 50 concerti, ma sono anche arte contemporanea, cinema,
editoria, eccetera, eccetera, tutto un festival dedicato ai bambini che si chiama Time to Children e tutta una serie di attività. Vogliamo farlo e vogliamo dare un segnale importante, quindi faremo la conferenza stampa probabilmente alla fine del mese di aprile, primi di maggio. A questo punto non so se aspetteremo il prossimo decreto Certo. del governo, ma non è questo. Diciamo che noi vogliamo dare questo segnale. Dopodiché, se il governo ci imporrà altro, se il governo giustamente ci imporrà di non fare il festival, non lo faremo. Se il governo ci imporrà, se come dire, le imposizioni legate al tema della sicurezza e della salute ci diranno che dovremo fare un concerto per un pubblico dimezzato, con il pubblico a distanza, eccetera, faremo tutto quello che potremo fare affinché la manifestazione si faccia. Dico anche una cosa in più, che da parte degli enti pubblici, in particolare in questo caso gli assessorati regionali, c'è una grande volontà proprio di andare in questa direzione. Direzione. Sappiamo che, come dire, reperire denari pubblici per la cultura in questo momento è ovviamente ancora più difficile di prima. Sappiamo che ci sono delle priorità che sono molto importanti e ovviamente è difficile mettere in ordine le priorità di ora, che sono tante, probabilmente sono troppe, laddove la salute è sicuramente la priorità più importante. Però faccio sempre un piccolo esempio, non per parlare di Berchida, ma il nostro festival in un paese molto piccolo di 3.000 abitanti ha un indotto netto sul territorio di circa 3 milioni di euro. Se noi quest'anno non facciamo il festival, quei 3 milioni di euro non ritorneranno alla comunità. E in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo, anche dal punto di vista economico, perché faticheremo a rialzarci, quei 3 milioni di euro sono veramente importantissimi. E quindi io credo che si debba fare di tutto per garantire le manifestazioni quando questo è fattibile e debba partire da noi comunque un pensiero. Il pensiero è quello di dire: noi ci saremo, noi vogliamo esserci, se poi non potremo esserci, ci tireremo da parte, o se qualcuno nella strada maestra ci dirà che dobbiamo improvvisamente svoltare a destra o a sinistra, non potremo fare altro che svoltare a destra o a sinistra. Ma prima di farlo ci incamminiamo nella strada maestra, perché credo che questo sia molto importante e sia soprattutto un segnale fondamentale per tutta la comunità. Tutto questo è stato creato grazie di cuore Paolo, perché mio padre mi è cresciuto con questa frase che è "Music can cure things, medications never will". Ed è vero. Quindi la musica può veramente guarire cose che i medicinali non potranno mai guarire, perché la musica guarisce l'anima. Quindi, tenendo bene in mente che la salute è la nostra priorità principale, dobbiamo tenere bene in salute l'anima, e l'anima si tiene bene in salute con la cultura, con l'arte, con la musica, con la bellezza, con tutto ciò che è poesia. Quindi speriamo che invece ci possano essere dei grandi investimenti su questo, perché ora più che mai ne abbiamo veramente bisogno. Quindi grazie, mi sento profondamente onorata. Ringrazio tua moglie da parte mia, perché senza di lei, peraltro che sono uno strumento che amo molto, cioè il violino, senza di lei non ti avremmo potuto avere qui, perché alla fine credo che tu abbia usato il suo computer e ti ha Io ho portato dato il qui da computer, noi. sì. Quindi proprio con un gesto super rock and roll, queste sono per Sonia, perché è riuscita a portarti qui con noi, proprio we Non love potremo mai fare a meno delle donne. her. Grazie al cielo, quindi dalle un abbraccio da parte mia. Paolo, Grazie. grazie di esistere. Abbiamo bisogno di delicatezza, abbiamo bisogno di bellezza. Non siamo neanche riusciti a parlare di Chet Baker. Prossima volta ti verrò a trovare a Berchida, avremo sicuramente modo. Però abbiamo parlato di poesia, di dignità, di geografia umana, di resilienza, di delicatezza, di religiosità, che è forse ancora più importante della religione. Grazie di cuore, davvero. Ad maiora, ci vediamo presto. Grazie a tutti voi che avete mandato dei messaggi meravigliosi, ai dei fans meravigliosi. Grazie a tutti, siete straordinari. Se non, come dire, senza di voi noi valiamo poco e voi valete molto. Grazie quindi. Presto, Ciao. grazie.